Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno a te. Un sacco di tempo. È un po' di tempo che non ci sentiamo, non ci vediamo. È così, l'estate è così. Ammassare poco calmo. Inizia luglio, si inizia il calciomercato. A cose fatte, a me mi piace parlare, no? Di cose si dice, si fa, capito? Bravo. Cose fatte, papà, che è successo? Che è successo in questa settimana? È successo qualcosina, diciamo. Un giocatore italiano, mi danno di tutti i capitani. Tonali. Sandro Tonali viene pagato 80 milioni dal Newcastle con uno stipendio di 8 milioni per 6 anni. Tonali, 80 milioni di euro. Tonali, te lo sto ripetendo. Lo so, ma stai sticannando poco, rissa mia. Io te la richiedo dell'aiuto in due parole. Ma il calcio è finito. Assolutamente, perché si è già sentito Tonali 80 milioni e sono barre 150 miliardi, ma me ne sembra a mente. Capito? Allora tu per esempio Tonali, 150 miliardi. Guadagna 15 miliardi l'anno. Sì, ma il giornalista su peggio. Ma è giornalista su peggio, ragazzi. Il Milan ha fatto un affare 80 milioni di euro. Perché se stanno rammaricando, non si vendeva. Non si vende, no, il Milan ha perso. Ma che ha perso? Mi definiamo qua Printo Brescia. È un buon giocatore, diciamo, in una normalità. È un buon incontrista, ma è probabile pure che secondo me Valla non giocherà. Questo è un punto esclamativo, questo è un punto che uno sa da fare. Comunque il calcio sta andando avanti per andare avanti, ormai il calcio è proprio, mi sembra che è diventata una vetrina, Viene in Dunapri, in 2000 anni, in Dalopo, poi 80, 100, 200, se qua se ne vanno non se ne fregano di niente, perché pensano che raro, sul fatto che se va se ne amagli, poi fanno ancora più un bel calciolino. Parli di Culbalì. Eh sì. Dall'astra si muove una stella, perché KK lo sa, ti hanno voluto bene, ti ne vogliamo ancora bene, però secondo me faresti bene solo a giocare un po' a pallone e non di lasciare interviste, dichiarazioni del genere, perché onestamente che poi mi faccio cioè, dite ragazzi del Napoli, ragazzi non lasciate Napoli. Non lasciate Napoli, e che se che l'altro, e poi lui ha fatto un contratto che fa sta bene tutta la famiglia, e non lo so, tu secondo me se mi ha campato 3-4 mila miliardi d'anni, va a pararsi sul campabuna. Lui ha fatto queste dichiarazioni per dire, voglio non lasciate Napoli, la roba calcisticamente è sempre fornuto. Calcisticamente è fornuto, io appena se ne vanno, già sanno che calcisticamente sono finiti, però l'ingordizia del denaro, il dio denaro, se ne hanno io. Capito? No, se ne vanno e non se ne fregano, però poi tenere una contesta, se tu per esempio fanno una partita, fanno una palletta, se fanno prendere un gol, fanno perdere una partita, tu non puoi dire niente, perché chi è Coulibaly, chi è compagnia bella, e non funziona così. Lui adegua solo pallone e basta, non lasciate queste cose, non dicite niente, perché mi vado per scardulelle, capito? Non mi piace sempre queste cose. Chi sta fanno un contratto di 30 milioni di euro all'anno? 30 babà all'anno? Sono nuova, vero? 30 babà all'anno, e poi dice, capito? Non lasciate Napoli. I calciatori non hanno visto la stanza. Non lo so, ma ne può dire pure 100 stanze, però sta dichiarazione mi fai più un frevere soldi a me. Capito? Perché mo si può aspettare per una contro la risposta dice con i bali, ma perché tu si chiude poi? E me ne sai di mangiare sai 30 milioni di euro. Cioè chi l'ha risposto? Chi l'hanno risposto? L'hanno risposto, ma lui se ti ha risposto a chi su punto, ma tu te ne sei chiuso con Chelsea, non sei chiuso, non hai fatto una partita boh, tranne proprio un po'. Ma te ne sei chiuso là perché sono la mobu di via ormai a 33 anni, quando hanno te? E allora basta, va a te, non parlare, non dire questo così, colì, la mia famiglia, sta mi hanno rinto ridicolo. Stiamo andando nel ridicolo. Un altro acquisto fatto in Premier. Un altro acquisto fatto in Premier era uno che a Napoli tu quando volevi. Ok? Al posto di
Meret. Alex Meret, che è vicario che approda al Tottenham. Approda al Tottenham. Cioè, Tottenham, migliorissimo in volto di tappi a vicario. Ma da giurito, qua ormai è diventata una vetrina. Cioè, ma che stiamo mercati? Cioè, ma pure per i calciatori, ma chi per cane capite che spero? Ma io con in Italia, tu quando speri di fare un buon campionato, ma non per fare contenti i tifosi. Cioè, proprio per sparare i segni, perché a una Premier e tranne 10 volte tante soldi che guadagni qua. Un portiere come Vicario facciamo in Premier. Che talento che 10 volte sono, ma buonanotte a sì. Cioè, ma ti sto dicendo, ma il calcio sta andando a finire. Ma sanno, mi si pure cammellare. Ma cioè, perché ci siamo pigliati una Vicario, non c'è? No, vabbè, noi non rimammeretti, non mi fai su Vicario. Tu o fai usarti qualcosa o no, così Vicario, cose, per l'amor di Dio, è buono con chi. Però io ho piglio numero uno, ma è a meretto, mega. Il numero non è lo stanno, devo piccare la mano. Il numero uno, in bet, me ci stanno, però non è prima pigliare, non è prima pigliare, non è prima neanche guardare. No. No, non è prima neanche guardare il numero uno vero. Lì prima meretto, pigliare e vale piccare, siamo a posto così, per me. Comunque. Siamo a mia, dobbiamo cambiare. Mi agitato. No, non mi pigliare agitato, se... E mo ti sto dicendo un'altra cosa, mo stanno iniziando a venire i cammellari. Poi i cammellari faranno più danni quando il Lusinevi in Premier, gli inglesi, americani e cose. L'Arabia Saudita è sfrenata. I cammellari faranno dei danni irreparabili, secondo me. Che mo muore uno che fa tre gol subito con e c'erano perché non ci vanno, no. E noi andiamo sempre. Esatto, addirittura a Agudelo hanno dovuto accontentare, quindi ragazzi. In Arabia Saudita sono uscito fuori dal no, ma io sono pigliato pure a Cudello, qua è ufficiale, sanno proprio quindi, presi ragazzi, a Cudello. Il calcio sta per finire, ma noi non vogliamo questo. Sta per finire, ma noi assolutamente non vogliamo questo, però noi vogliamo cose proprio belle, capì? Sì, gli amori, tutto, del pire, chi si qua, però io ti dico sempre la stessa cosa, ma la ripeto un'altra volta, il mio pensiero che ho già fatto tanti anni fa, è che se non uscirà una legge di Stato, dice tu un calciatore più di un milione di euro non può guadagnare, non succederà mai niente, vedrai sempre peggio. Sì, Figlio, è come accetta la Cina, ti ricordi prima che io non correvo tutto quanto la Cina? Oh, il governo intervenuto e dice fermo, dopo questo è tutto mio e tutto quanto se ne hanno chiuso la Cina. Ora i cammellari sanno mi stanno facendo così. Fin quando non si farà una legge così non sono andato da nessuna parte. E calcio man mano, ecco. Allora perciò ti dico, se vuoi tu dire un calciatore non te ne puoi innamorare, perché chi lo c'è rimane, sento vinto con un 30 euro, non è sicuro che lo lascia essere no. Sì. Vedi Tonali, io non do neanche colpo a Giorgio, io in Zapanis l'ho offerto. Cioè, ma io ci ho visto che se la sarà la maglia però. No, lui insieme si è rispondo conto dell'offerta. Che ha avuto giustamente impossibile di chi lo sono che danno? Impossibile. Ma chi dà detto che è impossibile? È impossibile. Ma chi te l'ha detto che è impossibile? Fammi capire, ma tu fammi capire una cosa, ma ritorniamo a Coulibaly. Ma Coulibaly a Napoli guadagnava 6 milioni di euro. Non guadagnava 60 euro a settimana Coulibaly. Ma perché con 6 milioni di euro tu non potevi rimanere a Napoli, ci rifiuto, ma oggi passata sta famosa maglia. E rimanevi in Italia a Napoli. Ma i soldi fa. Ah, che vabbè, credo. Allora se i soldi sono così, vado a dire che non è come dici tu. È come pensi. Lo so, però non ci stanno più si quadro qua, pure a me si è rifiutato i soldi. Non ci stanno. Se va lì, se ma lì un euro con i bali guadagnati. Ti ho detto tu, tu perché lui bali tanto per perché tutto non potevo guadagnare 10 volte tanto. 10 volte tanto. E che ha fatto? Perché? Picciotri, non ce ne stanno più. Allora voglio bene solo i soldini. A Sferro 1, 4-5-4. Voglio bene solo i soldini. Allora sto bacio la maglia, mo la cita per il che poi l'hanno la roba veniata, pur dono, da bambino diffuso. Da bambino, sempre diffuso, spera sempre di giocare il Milan, i 4 Milan, gli altri soldi essere giù. Tu fai una palletta, mi sa qua, bordata di fischi. Vabbè. Per me, non c'è. In fondo rimane sempre bordata di fischi, a già vincere perché tu non vai, a già vincere. Gioco buono, sta a posto, gioco male a me. Fischi. Non ci sono proprio. Ci sentiremo in questi giorni. Ci aggiorneremo, ma qua in Napoli cominciamo a mettere in Napoli. A pendolo sta cominciando. Mettiamo il treno sul binario che cammina. Parleremo del nostro Napoli. Ciao.